Nei lunghi mesi della pandemia, oltre al personale sanitario impegnato in prima linea nella battaglia contro il virus, un ruolo fondamentale lo hanno ricoperto anche gli oltre 12.000 volontari di protezione civile del Veneto che sono stati attivamente coinvolti in supporto alle varie attività messe in campo dalla sanità. I numeri relativi all'operato gratuito di queste persone sono stati illustrati da Marghera dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin. 280.000 giornate di lavoro regalate dagli uomini e le donne della Protezione Civile del Veneto a supporto della sanità, e questo ha consentito ai sanitari di occuparsi a tempo pieno in maniera mirata e dedicata solo ed esclusivamente alla lotta in prima linea al virus, avendo il supporto logistico di tutte le altre attività da parte della Protezione Civile del Veneto, consegna materiali sanitari piuttosto che montaggio, allestimento, punti vaccinali, presidio punti vaccinali, punti tamponi e così via. È stata un'attività molto, molto complicata, pensate per esempio alla riattivazione di 6 ex ospedali dismessi nel giro di una settimana, che ha consentito di garantire quasi 900 posti letto in più alla nostra sanità a costo zero per la collettività. Stiamo parlando di un esercito di persone che non sono professionisti, sono volontari, ma sono assolutamente professionali, perché i nostri volontari quando scendono in campo devono aver superato dei corsi di formazione. Un contributo discreto ma prezioso, fanno sapere ancora dalla Regione, che se monetizzato equivale a quasi 50 milioni di euro donati per la lotta al Covid-19. Ma il servizio in questo tempo dei volontari di Protezione Civile del Veneto ha abbracciato anche altri ambiti. È stato sicuramente un anno complicato, perché ha visto l'impegno dei volontari non solo nel supporto alla sanità per il Covid e anche alla popolazione, pensiamo alla consegna delle mascherine, ma anche in campo per ben 15 stati di crisi, i più gravi dei quali li ricordiamo, è stata l'emergenza meteo che ha colpito il bellunese, trevigiano e vicentino in modo particolare inizio dicembre, l'emergenza neve a inizio gennaio di quest'anno, ma poi penso alla tromba d'aria che ha colpito Arzignano, Trissino e Montechia di Crosara, e poi l'evento alluvionale nel Bassanese. Insomma, abbiamo avuto situazioni complicate, a cui si sono aggiunti gli incendi boschivi, eccetera. Un impegno che ha visto i nostri volontari impegnati, che non si sono mai tirati indietro.